Loro davanti, Stupenkov e Kodrick in seconda fila, la terza fila per Boccolacci e Strolla. Attenzione a Strolla che deve riparti da una prefinale non eccezionale, il pilota canadese che deve confermarsi ai vertici di categoria per poter proseguire in una carriera che si preannuncia certamente ricca di opportunità. E allora ci si avvia ad inserirsi nei lunghi canaloni, vedremo se la direzione gara riterrà buono l'allineamento sin da subito o se sarà necessario un ulteriore giro di formazione per dare lo start ufficiale. Si inseriscono nei lunghi canaloni, si spengono i semafori, allora è buona la partenza, è buona quella di Carol Buds, è buona quella di Egor Stupenkov alle sue spalle, Bagarra alla prima destra, come avevamo in qualche modo preannunciato, tutti vanno a cercare la parte bassa destra del kart, adesso va a sfilare il gruppo in fondo al rettifilo, tutto in ordine, Carol Buds ha già preso quei metri di vantaggio che ci aspettavamo potesse prendere il pilota polacco allo spegnimento del semaforo e ha saputo Abbiamo lasciato spazio a quelle che erano le comunicazioni interne al paddock, la necessità ovviamente di invitare uno dei protagonisti e dai commissari sportivi. Carol Buds al termine del primo passaggio ha già un vantaggio di un secondo, 623 millesimi, Martin Kodrick alle sue spalle, governa e capitana il gruppo degli inseguitori, Bagarra alla staccata in fondo al rettifilo con Carol Buds che è ufficialmente scappato via, alle sue spalle invece se ne sono una tanta ragione per guadagnare i due gradini sul podio lasciati liberi per il momento proprio dal polacco Buds che vuole cannibalizzare questo weekend sarnese dopo la conquista della pole position nelle prove cronometrate, vuole portare a casa anche dopo la conquista della pole position e delle tre manche con la prefinale, vuole portare a casa ovviamente anche la vittoria in finale per mettere la ciliegina sulla torta che deve essere davvero saporita. E allora cercare con lo sguardo alle spalle di Carol Buds la bagarra per la seconda e la terza posizione, poi gruppetto compatto alle spalle del 2 in notta per la seconda posizione, viene sventolata bandiera gialla, rientra la bandiera gialla, nulla di grave, un pilota più lento che aveva dovuto lasciare un po' di spazio. Allora Buds, Kodrick e Nielsen si giocano la seconda posizione, sono Martin Kodrick e Niklas Nielsen, la regia ovviamente li va a cercare sul lungo rettifilo alla staccata, prova Nielsen, va a prendere la seconda posizione Niklas Nielsen, il danese si porta quindi nuovamente in seconda posizione alle spalle di Carol Buds, la regia prontamente ci ripropone l'attacco di Niklas Nielsen ai danni di Martin Kodrick, un Martin Kodrick che deve necessariamente accodarsi mentre Carol Buds scappa via e ci fa in qualche modo presagire una cavalcata solitaria in questa finale che nelle battute davvero iniziali e già vede Carol Buds governare un vantaggio di oltre 2 secondi. Lì alle sue spalle se ne suonano invece di santa ragione Niklas Nielsen e Martin Kodrick e poi un quartetto con Boccolacci, Viganò, Besanzenese, Tom Joyner, un ottimo Tom Joyner che risale dalla 11ª posizione, attendiamo ovviamente la conferma di quanto stiamo raccontando ora che i piloti hanno completato il terzo passaggio. Carol Buds, Niklas Nielsen e Martin Kodrick in seconda e terza posizione, poi Besanzenet, Viganò, Boccolacci e Joyner, appunto Joyner in settima posizione. E allora ritorniamo
a cercare quanto accade in pista. Carol Bazza ha un vantaggio su Niklas Nielsen di un secondo, 686 millesimi. Martin Kodrick invece paga da Niklas Nielsen 245 millesimi di gap in 4 a giocarsi la quarta posizione con Besantenet, Vigano, Boccolacci e Joyner. Boccolacci che non è più riuscito a trovare il ritmo delle manche e adesso è lì a giocarsi la quarta posizione a margine del podio. Chissà che non possa poi nel corso della gara approfittare per tentare l'assalto proprio a un gradino del podio. Lì davanti c'è Carol Buzz, alle sue spalle Niklas Nielsen sembra essere un tantino più veloce, 4 decimi rosicchiati in questo passaggio al pilota polacco. Niklas Nielsen ha ripreso il ritmo e adesso prova ad andare ad acchiappare proprio Carol Buzz che lì davanti sta scappando, ha provato quantomeno a scappare nelle primissime battute, evidentemente certo del ritmo di Niklas Nielsen. Niklas Nielsen che nel primo settore guadagna un altro decimo e otto, e beh allora Niklas Nielsen ha davvero un altro passo in questa fase. Niklas Nielsen, dicevamo, ha davvero un altro passo in questa fase, secondo settore record, il primo a scendere sotto il muro del 19-18, 892 nel secondo settore per chi riesce a seguire anche il monitor dei tempi, ma è abbastanza facile andare a seguire quella che è la rimonta di Niklas Nielsen che in questo passaggio ha guadagnato ben mezzo secondo nei confronti di Carol Buzz e ora lo ha puntato ufficialmente quando hanno disegnato da poco il curvone di rientro verso le tribune a chiusura del rettifilo più lungo di Sarno. Siamo nel corso del sesto passaggio, un terzo di gara se ne è quasi andato con Carol Buzz che sta amministrando in qualche modo quel vantaggio che aveva acquisito nelle primissime battute di gara. Niklas Nielsen invece sta continuando a risalire pian pianino la china e deve ovviamente tentare il tutto per tutto, anche perché il ritmo che sta imponendo alla gara è un ritmo indiavolato, un ritmo che non è sostenibile da Martin Kodrick che dopo aver lasciato la seconda posizione si è staccato in maniera definitiva. Attenzione a Dorian Boccolacci che a sua volta sta inanellando una serie di giri importanti, si è portato in quarta posizione ai danni proprio di Paolo Besanzenet e del nostro Matteo Vigano. Chissà che non possa continuare la rimonta. Ancora giro record per Niklas Nielsen, 1.06.669, altri due decimi rosicchiati in questo passaggio e adesso è un contatto di tipo visivo tra Carol Buzz e Niklas Nielsen. Carol Buzz ovviamente deve far perno sulla sua eccezionale esperienza, highlights, ci vengono riproposti replay di una battaglia al centro del gruppo che vede impegnati un bel po' di piloti che hanno dovuto, attenzione, ecco lì un contatto con un Birel, non abbiamo avuto la possibilità di scoprire di chi si trattasse, ma nulla di grave ovviamente per i piloti che sono tutti in pista, tranne Marco Maestranzi che si è fermato al primo passaggio. Lì davanti continua Carol Buzz a governare la gara, ancora giro record per Niklas Nielsen, 1.06.599. La regia si sofferma ovviamente anche su quello che è il duello per la quarta posizione tra Boccolacci e Besanzenet, ma a questo punto andremo a soffermare l'attenzione, a porre l'attenzione su quello che sarà il prossimo tentativo d'attacco di Niklas Nielsen ai danni di Carol Buzz, rosicchiato altri due decimi in quest'ultimo passaggio il pilota danese a Carol Buzz. Nel frattempo Paolo Besanzenet, il francese, fa segnare giro record 1.06.576 che va poco in questa fase perché Niklas Nielsen è ufficialmente arrivato negli scarichi di Carol Buzz. Vorrà studiare, immaginiamo, la condotta di gara del polacco prima di sferrare
l'attacco alla prima posizione quando siamo a completamento del ottavo passaggio, 8 di 18, 18 di previsti per la finale della KF. A margine della finale le premiazioni ufficiali per la KF, poi racconteremo della finale della KF Junior. Dicevamo con di Niklas Nielsen, che è ufficialmente arrivato negli scarichi di Carol Buzz, appena 3 decimi di vantaggio. A quel punto si sente tutta la scia, Niklas Nielsen sta già cercando di impensierire in qualche modo il rivale polacco, stanno ora andando a cercare il primo dei tornanti del paddock, chissà che non possa essere proprio la seconda staccata del paddock, il punto in cui Niklas Nielsen affonderà il primo tentativo di attacco, c'è spazio, eccolo lì Niklas Nielsen, lo avevamo in qualche modo previsto, c'era il margine per andare ad attaccare e lo ha fatto subito, Carol Buzz va a bussare le porte di Niklas Nielsen nel tentativo di controattaccare, non lascia varchi il pilota danese che a questo punto immaginiamo possa prendere qualche metro di vantaggio. Carol Buzz utilizzerà il riferimento visivo del pilota danese che giro dopo giro ha rosicchiato circa 2 secondi di gap, ecco che la regia ci ripropone immediatamente quello che è stato il passaggio con, che ha portato al sorpasso di Niklas Nielsen ai danni di Carol Buzz. Questo è il primo tornante, stiamo guardando il primo tornante del Vesuvio al secondo tornante, l'attacco deciso di Niklas Nielsen che l'ha condotto fino al comando della gara. Giro di boa, giro numero 9, giro di boa appena completato per la finale della KF, Niklas Nielsen è al comando della finale di KF, Carol Buzz alle sue spalle in terza posizione, ancora Martin Kodrick che galleggia un secondo e 8 decimi di distacco da Carol Buzz e con un vantaggio di 2 secondi e 9 decimi da Dorian Boccolacci. E adesso andiamo quindi a cercare anche con lo sguardo direttamente in pista quello che è il duello tra Dorian Boccolacci e Paolo Besanzenez, anche perché sembra essersi spenta la lotta per la prima posizione con Niklas Nielsen che ha innescato il turbo e ha preso quei metri di vantaggio che gli valgono la prima posizione, la conferma della prima posizione, mentre lì dietro Dorian Boccolacci e Paolo Besanzenez se le suoneranno presumibilmente di santa ragione di qui a breve. Carol Buzz si è accodato, è rimasto lì sornione, non si è staccato ma resta lì, c'è da scoprire poi se Carol Buzz avrà nelle battute conclusive quel piglio, quella possibilità di andare a prendere nuovamente la scia di Niklas Nielsen e giocarsi perché no la vittoria finale sino alla bandiera scacchi. Nel frattempo siamo nel corso dell'undicesimo passaggio, 18 quelli previsti, gran parte di questa gara è ormai scivolata via, ha portato Niklas Nielsen al comando delle operazioni nel corso del nono passaggio, Carol Buzz invece era scattato dalla pole position, aveva tenuto il comando per metà gara, nella prima fase ha dato l'impressione di poter scappare via fino a quando Niklas Nielsen non si è svegliato dal sonno e si è messo a girare forte, 2 decimi, 3 decimi, giro dopo giro ha rosicchiato i 2 secondi di vantaggio che aveva Carol Buzz sino a prendere poi la prima posizione con il bel sorpasso che abbiamo rivisto in replay. Crono praticamente identici in questo passaggio, 339 millesimi di gap che paga Carol Buzz da Niklas Nielsen, resta praticamente immutato anche il distacco di Martin Kodrick, mentre Boccolacci e Besanzenez sono quasi giunti ai ferri corti, anche se Paolo Besanzenez non dà l'impressione di voler provare ancora ad attaccare la quarta posizione di Boccolacci, non forza l'attacco in questa fase, la regia che giustamente si sofferma sul duo di testa, attenzione perché Carol Buzz sembra aver ripreso coraggio, si è avvicinato al coda del Cosmic numero 218 guidato dal danese Niklas Nielsen che si è posto, dicevamo, al comando delle operazioni nel corso del nono passaggio. Carol Buzz si è portato nuovamente in scia in odore di scarichi del Cosmic, non forza l'attacco alla staccata in fondo al rettifilo,
si è un po' mutata nel corso degli anni la tendenza del tracciato di Sarro. Una volta l'unico punto che sembrava buono per i sorpassi era proprio lo staccatone in fondo al rettifilo, poi ovviamente via via si è andato cercando anche altri punti e abbiamo visto come Niklas Nielsen ha saputo trovare il varco proprio alla seconda staccata del paddock, quella che stanno percorrendo proprio in questo momento i piloti, e talvolta anche nel primo tornante del griffone, quello che in questo momento è percorso dal duo di testa. Siamo nel corso del tredicesimo passaggio, quello che si completerà di qui a breve sarà il tredicesimo passaggio. Il duo di testa va a cercare nuovamente il curvone a destra che riporta sulla linea del traguardo, e a questo punto guardano il cartello luminoso che indica il tredicesimo giro completato, quattordicesimo in corso. Carol Buzz rimane incollato, 143 millesimi di gap che pagava sulla linea del traguardo, si volta a cercare Martin Kodrick, è lontano Martin Kodrick, prova l'attacco Carol Buzz, è dentro Carol Buzz, si va a riprendere il comando delle operazioni, i due stanno un po' giocando probabilmente a tenere chi tira la fuga. Martin Kodrick è lontano, nel frattempo Dorian Boccolacci fa segnare il giro record in quarta posizione, 1:06.496 per il francese dal casco dorato, ma lo sguardo ovviamente adesso è tutto rivolto al duo lì di testa con Carol Buzz e Niklas Nielsen a giocarsi la vittoria finale della International Super Cup di KF, con Carol Buzz che è riuscito a riprendersi la prima posizione. Una volta che Niklas Nielsen era passato avevamo in qualche modo previsto una fuga, non c'è stata la fuga, Carol Buzz ha saputo rimanere attaccato. Ecco che la regia ci ripropone l'attacco all'attaccata in fondo al dritto, una linea ben più interna quella di Carol Buzz, che adesso sulla linea del traguardo si fa forte di un vantaggio di 386 millesimi. Carol Buzz con Niklas Nielsen sempre attaccato alle costole. Quindicesimo giro dei 18 previsti, Dorian Boccolacci ancora una volta giro record 1:06.472 a confermare la propria quarta posizione. Martin Kodrick invece galleggia in terza posizione, staccato dal duo di testa, con un margine di sicurezza nei confronti di Dorian Boccolacci. Presumibilmente si accontenta della terza posizione, non è riuscito a tenere il ritmo di quelli lì davanti. E allora ecco che ci avviamo alle fasi conclusive della finale della International Super Cup di KF. Davanti a tutti nuovamente Carol Buzz si è andato a riprendere la prima posizione, quella che gli spettava in per gerarchie in griglia di partenza, per quelli che erano stati i risultati che aveva saputo raccogliere nel corso di tutto il weekend. Si volta Carol Buzz, te lo diciamo noi Carol, 349 millesimi di vantaggio che hai nei confronti di Niklas Nielsen. Allora vai Niklas, che sente in qualche modo la scia in fondo al dritto, ma non c'è imbarco, non c'è spazio per forzare l'attacco nel corso del sedicesimo passaggio. Siamo già posti nel corso del sedicesimo passaggio, Carol Buzz si attacca alle linee ideali con Niklas Nielsen che gli viaggia a un passo, si è incollato come un'ombra al polacco, si è tornato a incollare come un'ombra al polacco, e chissà che non stia cercando nuovamente lo spunto necessario per andare ad attaccare la leadership di Carol Buzz. Ora vanno ad interpretare le S del grifone, il primo tornante appena interpretato, ecco ritornano le immagini proprio sul duo di testa che sta cercando nuovamente la linea del traguardo a completamento del sedicesimo passaggio, e poi saranno appena 3400 metri prima della bandiera a scacchi, con Carol Buzz a governare il gruppo, con Niklas Nielsen sempre più incollato, 324 millesimi, crono praticamente identici per i due lì davanti. Martin Kodrick saldamente in terza posizione, non ha patemi nemmeno Dorian Boccolacci, che si è scrollato di dosso la presenza di Paolo Besanzenetto, un mezzo secondo di vantaggio tutto sommato il francese se l'è portato a casa, anche se Paolo Besanzenetto ha fatto segnare il giro record 1:06.402. E allora si prepara il cartello che indica la slap, un solo giro alla bandiera a scacchi con Carol Buzz al comando, con Niklas Nielsen incollato
al paraurti posteriore targato 216, il Tony Kart verde contro il Cosmic argento di Niklas Nielsen. Vanno a disegnare ancora una volta il curvone tutto a destra. Rosario Moselli prepara il cartello che indica la slap, glielo mostrerà anche il tabellone luminoso. A questo punto 1699 metri di pura passione per Carol Baz e Niklas Nielsen, che si lanciano lungo il rettifilo più lungo di Sarno, con un vantaggio di 265 millesimi sulla linea del traguardo per Carol Baz. Vanno al primo punto di staccata, stacca Baz, non stacca Nielsen, si incrociano le traiettorie. Baz ha anticipato un po' la manovra di Niklas Nielsen, forse cedendo al pilota danese un vantaggio. Ora si impone al centro delle traiettorie Carol Baz, a difesa della posizione. Vanno a cercare adesso il rettifilo del paddock, lo stesso punto dove Niklas Nielsen aveva portato l'attacco prima. Si incolla la corda Carol Baz, che esce meglio. Allora attenzione al tornante del grifone, dove Carol Baz difende ancora la prima posizione. Niklas Nielsen sta cercando davvero tutti i varchi possibili, e allora si giocherà presumibilmente al photo finish la finale della International Super Cup di KF. Va a bussare Niklas Nielsen, incrocia la traiettoria, il contatto tra i due con Carol Baz, che porta a casa comunque una gran bella vittoria. Niklas Nielsen chiude in seconda posizione, Martin Kodrick in terza, e poi via via tutti quanti gli altri, con Boccalacci, Besanzenez, Tom Joyner, Guazzaroni, Vigano, Stupenkov e Lavelli. Che gara, signori, che gara! Sarà il podio, procedure del podio di qui a breve per la KF International Super Cup.